stati coinvolti nel corso dell'anno scolastico nel progetto nazionale Sporting Class, gioco calciando e rugby, che viene portato avanti dal 2012. Sono i giovani alunni della scuola primaria del primo circolo di Amicis di San Cataldo, un'attività che li ha portati a conoscere il fair play, il gioco onesto di cui tanto si parla nello sport, soprattutto agonistico. E proprio a conclusione di questa esperienza si sono riuniti al campo sportivo Valentino Mazzola. Tutti i bambini usufruiscono della possibilità di imparare di più grazie alla collaborazione degli esperti che sono stati nominati dal Ministero e dal CONI nella persona del CONI regionale. Presente anche il coordinatore educazione fisica e sportiva dell'ufficio scolastico provinciale ex provveditorato. È un progetto in cui il Ministero ha creduto e grazie anche alla collaborazione del CONI si è riusciti a strutturarlo e ormai praticamente è diventato un progetto che ogni anno va in essere nelle scuole elementari di tutta la nostra nazione. Nello specifico oggi siamo qua a San Cataldo, dove il primo circolo didattico sta in qualche modo sintetizzando tutto il lavoro che è stato svolto dalle maestre grazie anche alla collaborazione, e questo è diciamo il clou del progetto, di due docenti esperti di scienze motorie, la professoressa Vitali Graziella e la professoressa Viviana Passaniti, che hanno in qualche modo instradato le insegnanti elementari per ogni classe in quello che è l'attività motoria, fisica e sportiva dei nostri ragazzi.